Spera di vedere il nostro ospite che sarà fra poco qui con noi, il fotografo di fama internazionale iraniano Reza. I disegni e i colori sui muri di Tunisi, l'arte della fiumara in Sicilia, in qualche modo tutti strumenti per raccontare un cambiamento o la speranza di un cambiamento. Di questo argomento parliamo con il nostro ospite, autore di scatti di fama internazionale, il fotografo Reza. Mr. Reza, good morning. First of all, you Prima di tutto, believe lei sostiene che that le fotografie possono can portare bring una an ethical rivoluzione etica. solution. Dunque, per So lei il suo non è solo and un your lavoro, work, you ma have a una mission, not missione. only Lei ha work, un grande but you have potere nei great suoi power in occhi. your eyes. This is what I have Questo è learned ciò che ho in 30 imparato in years of 30 anni my di attività work in ogni all parte del mondo, important, e more and cioè more quanto le different immagini e la fotografia siano sempre più important importanti. you can use it E in a come possano different way essere and the way which utilizzate I per think tanti that is scopi, possible to per use questioni this importanti, in come nei social cambiamenti change sociali, in anche in un a senso very universale. universal way, in a way that In fondo, la photography fotografia crea un created this collegamento tra le connection between persone, people, tra le nazioni, between tra the le nation, culture. between the E dunque, cultures. perché non farlo? Let's do it, why not? You have taken pictures known all over Lei ha the fatto world, like fotografie the note in bird tutto il mondo, come la Sesto in venditrice di bambole di Sarajevo, Sarajevo o il Massimo ritratto di Massoud, Portrait. ma quale per Which lei one for esprime you la means speranza? really hope? Even if I work on the war zones and the Anche conflict se lavoro zones, nelle zone di always I'm guerra trying o di to bring conflitto, this hope cerco sempre di portare all over questa my speranza pictures, nelle mie also, immagini, because anche nelle the zone di guerra. reality, what I find Perché la is realtà that che trovo the è che l'umanità va verso l'evoluzione. going to L'umanità va evolution, verso la perfezione e noi siamo qui ogni volta per aiutarla e spingerla sempre di più verso questo ideale. La speranza per me è l'immagine principale, il messaggio principale che vorrei portare nelle mie fotografie. Ogni immagine dice cose diverse a persone differenti, dunque non è il singolo scatto a parlare di speranza, ma ogni immagine, a seconda di chi la guarda, ha in sé la speranza. What do you think Che cosa pensa about dei this recenti wind venti of di rivolta in Medio revolution Oriente? Well, I was covering some of them. Ero già al lavoro su alcuni di questi eventi. Yes, I e think sì, that this penso is che sia un bel cambiamento, good in qualche modo, change per il mondo intero. In the whole world, Perché this questa part parte del mondo, per ragioni reasons, diverse, era retta da dittatori che servivano gli interessi they economici were di altri paesi. The Per questa ragione, poiché quei dittatori aiutavano le multinazionali, le grandi compagnie, nessuno li disturbava. Ma ora, le persone collegate ai social network, alle immagini, hanno capito che il tempo dei dittatori era finito. E questo è ciò che è successo in Medio Oriente e che arriverà in Iran sicuramente e in molti altri paesi. E persino in Spagna. E spero che anche l'Italia imparerà la lezione della primavera araba e che i ragazzi usciranno allo scoperto e diranno basta, perché ciò che state vivendo in Italia non è accettabile. Thank you, Mr. Reza. Siamo in chiusura di questa prima puntata di Mediterraneo. La prossima settimana saremo alle Eolie. Ora vi lascio alle immagini di Antonia Bisanti e al suo obiettivo sulla Tunisia. Arrivederci a domenica prossima.